che esiste al mondo, perché la lavorazione è antica e moderna al tempo stesso. Questa è l'anima della campana. Questa è l'interno della campana, la bozza dell'interno di una campana. Che viene successivamente? Sì, successivamente viene rivestito di terra, terra grezza, sì, terra fine come viene in questo caso, rifinita a mano accuratamente con spatole e sagome. Quanto ci vuole in genere? Ah, beh, per arrivare a queste fasi passano delle settimane comunque, perché devono asciugare per passare da una fase all'altra. Quindi ci vuole tempo e pazienza. Rifinita questa parte interna della campana, si mette del fuoco dentro la campana, carboni accesi, e su questa si costruisce la falsa campana, che è quella che sta facendo adesso. Quindi questo adesso. Fumo che stiamo vedendo nasce da una specie di forno, sì, che sta dentro la campana. Un forno dentro la campana, e su questa campana si costruisce la falsa campana, prima in terra e poi in cera. Adesso vediamo la fase di terra. La fase di cera la vediamo in la questa... vediamo in questa fase. Questi sono i fregi fatti in cera che vengono attaccati. Vengono attaccati in cera e si applicano, oltre a queste armature, figure, scritte, stemmi, come risulta in questa campana, in questo modello in cera già finito. Questo modello in cera già finito? E rivestito di terra. Benissimo. Alla fine si fa riscaldare il tutto, sì, si scioglie la cera, si rimettono insieme gli stampi. E si procede? Alla fusione, naturalmente dopo aver messo sotto terra lo stampo, terra intorno per resistere alle pressioni, si riempie la campana di bronzo. Si riempie la campana di bronzo. Tutto questo nasce nell'altra sala, venga ingegnere, dove andiamo a vedere la colata di bronzo. Wow! Dio mio! E questa? Chi si può avvicinare? Questa è la colata di bronzo? Sì, ecco, vedete, questa è l'aria che esce, che era dentro lo stampo, che c'è quel rumore che sentite. Sì. E stiamo arrivando. Luciano, appena più piano. Questa, a che temperatura siamo? E siamo a 1200 gradi. 1200 gradi. Adesso, quando questa campana è piena, si aprirà il bronzo. Ecco, Luciano, bronzo, ancora, Luciano, aumenta. Ancora bronzo? Guarda, è emozionante, sì, la stiamo vedendo nascere in diretta questa campana. Sì, attenzione, attenzione. Sì. Non diamo le spalle alla nostra camera, ecco, ingegnere. Luciano un po' di più, ecco, sì, Luciano aumenta. Antichissimo, anche se la fonderia Capanni è poi capace, aprire, ecco il gorgoglio. Aprire subito. Questo gorgoglio, ingegnere, sta a indicare che stiamo andando sulla seconda campana. È finita, ecco, qua entra nell'altra campana, vedi? Ora sta entrando nella seconda campana. Stavo dicendo, queste campane vengono progettate dalla fonderia Capanni per suonare in maniera... diciamo autonoma, nel senso senza campanaro. Questa fonderia dunque è al passo completo con i tempi, eppure continua a lavorare come si faceva tantissimo tempo fa, anzi come si faceva... Il segreto è continuare come si faceva nel Medioevo, né più né meno. Il segreto è quello di fare come si faceva una volta.